21 minuti live, 21 minuti per il miglioramento delle performance. Oggi abbiamo con noi un allenatore di basket, una persona straordinaria che nel tempo ho avuto modo di apprezzare in prima persona per la grandissima eticità di comportamenti, ma anche la grandissima ampiezza di contenuti, non soltanto relativi al mondo della pallacanestro. Ecco con noi Marco Galvani. Buongiorno Marco e benvenuto. Buongiorno Roberto, ciao. Allora Marco, raccontaci un po' chi sei e che cosa fai. Ma insomma, sono romano, ho 57 anni, questo anno è il mio 40° anno per la professione che faccio, sono allenatore professionista di pallacanestro, 30 anni di professionismo, 10 anni diciamo di non professionismo, e insomma, è un po' una fetta importante della mia vita, e insomma, dedicato sicuramente tanto tempo, è una cosa che ho fortemente voluto. Ho avuto diverse possibilità in ambiti lavorativi, ma questo è un po' quello che ho perseguito. Insomma, sarebbe una storia lunga da raccontare, però diciamo che con grande determinazione, con grande forza, poi ho fatto quello che mi piaceva fare, e mi ritengo, da questo punto di vista, mi ritengo assolutamente un fortunato. Ma tu tra l'altro hai allenato in diversi contesti, tantissime città, tantissime società. Ci racconti un po' quello che tu hai notato nella tua prestazione individuale come allenatore, l'evoluzione e la contaminazione che hai avuto nei diversi contesti? Beh, in realtà sicuramente diverse l'una dall'altra, sia dal punto di vista geografico che organizzativo, perché insomma da Bergamo, Casal Pusterlengo, che sono state le due realtà più a nord alle quali ho allenato, e poi scendendo fino a Trapani e Barcellona Pozzo di Gotto, quindi direi che... L'Italia l'hai fatta tutta! Insomma, abbastanza, sia sul lato ovest che sul lato est. Sono state tutte esperienze diverse tra loro, molto, molto particolari, dove potevi arrivare in contesti estremamente strutturati e organizzati come Scavolini Pesaro, dove sono stato, ma anche altre realtà dove, insomma, si faceva veramente fatica a immaginare una struttura organizzativa che permettesse di poter operare in una certa maniera. Quindi lì è subentrato anche quello che era il supporto al club, non solamente dal punto di vista tecnico per le mie competenze specifiche, ma anche per quello che poteva essere un background culturale che io avevo, e quindi dare un valore aggiunto. In questo devo dire che però bisogna essere molto, molto fermi in quello che poi sia il rispetto delle competenze, nel senso che non bisogna mai dimenticarsi di quello che è il mio ruolo. Poi potevo essere un valore aggiunto a richiesta del club o a sollecitazione del club nel poter portare un contributo, che è la classica cosa: che ne pensi tu di questa cosa, no? Oppure, entrando in argomento, rendersi partecipi di un dialogo che possa essere costruttivo, però deve rimanere ben chiaro il fatto che il tuo ruolo è quello di essere allenatore. Tu dici due cose che secondo me sono straordinarie nella semplicità, ma anche a volte date per scontato. Tu da un lato dici: io sono l'allenatore e ho la responsabilità tecnica, è chiaro che io, per poter dare il meglio della mia prestazione sia come allenatore che quella del team, c'è bisogno che ci sia un'organizzazione rodata che sia a supporto di tutte le dinamiche. Conoscendo queste cose mi interfaccio, quindi la seconda parte è quella della relazione, perché di fatto noi sappiamo che da soli noi possiamo poco, quello che riusciamo a fare lo riusciamo a fare se riusciamo a coinvolgere e aiutare anche gli altri, e quando aumenta il livello medio delle persone intorno a noi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Che ne pensi da questo punto di vista? Assolutamente sì, guarda, ti dico che anche non solamente nell'ambito della pallacanestro, ma anche quando mi trovo in conferenze dove vengo invitato per parlare di quello che è la mia realtà, e quindi la gestione del team piuttosto che la gestione del talento, della leadership, tutto quello che è il contesto legato a una organizzazione squadra, per me ci sono dei capisaldi che riguardano l'accezione del lavoro, che io divido sempre in quattro categorie, cioè non lavorare, chi non lavora, che non è neanche, non ne stiamo neanche a perdere tempo a parlare, chi lavora male, che si certifica per
la pochezza del suo lavoro, chi lavora e fa il suo e chi lavora bene. Ecco, io l'unica cosa che tengo conto è questa del lavorare bene. E quindi mi interfaccio con la società e con lo staff soprattutto, perché poi è quello che è la forza lavoro, perché certo, un obiettivo deve essere assolutamente nell'immaginare che il tuo lavoro e la proposta di quello che tu devi fare per le tue specifiche competenze, che sia del vice allenatore, che sia del preparatore atletico e in tandem con quello che può essere il pensiero del general manager, anche con il team manager, che è una persona legata direttamente alla squadra, certo, al team manager, e quindi la devi modulare con il general manager. Questo è il sentimento che io trasferisco. È un sentimento che però si potrebbe perdere nel dialettico, cioè solamente nelle parole, se poi tu non lo associ con una forma comportamentale che dimostri quanto tu effettivamente puoi essere il portavoce di un lavorare bene. E quindi questo è, c'è da fare prima un discorso a ritroso su te stesso, e quindi è una tua professionalità che è diverso dall'essere professionista, perché chiunque può essere professionale pur non essendo un professionista di settore. Certo. Anche questa è una, diciamo che è una parte di te stesso che tu devi cercare di avere ben chiara con quello che sono le tue cose. E a questo riguardo è ovvio che ci deve essere un lavoro prima su te stesso, per avere chiarezza di quello che sei, di quello che vuoi, essere, e quindi dare prima, essere molto esigente con te stesso per poi poter trasferire questa esigenza anche agli altri, che devi, a seconda delle situazioni, devi anche essere capace di modulare, perché non è che tutto quello che tu c'hai nella testa è replicato è certo. In qualsiasi contesto, lo devi modulare a seconda delle situazioni che tu vivi. Quindi in questo sicuramente l'esperienza che ho alle spalle mi aiuta molto per poter anche saper riconoscere le varie situazioni. Tra l'altro, quello che tu dici si collega anche al nostro modello di leadership, che si basa su tre grossi principi: carisma, la capacità di risultare interessanti da chi ci ascolta, ma anche per risultare interessanti devo ascoltare. E quindi si collega a quello che dicevi tu, no? La flessibilità e nella capacità anche di interpretare i comportamenti degli altri. La coerenza, l'essere d'esempio, cioè se io ho in mente che ci sono delle regole di condotta, ritengo che il comportamento professionale debba avere delle caratteristiche, io per primo naturalmente devo essere d'esempio su queste caratteristiche. E il terzo è quello della produzione dei risultati. Soltanto, come dicevi tu, chi fa produce risultati, chi non fa sta sempre là un po' a pensare. Questo, certo, secondo me, in maniera trasversale impatta su tutte le componenti del team. Rispetto a quella che è la tua esperienza, ci racconti qualche aneddoto che magari può essere interessante proprio su come tu sei stato in grado di interagire sull'ecosistema intorno alla squadra e questo ha dato valore poi alla squadra? Ma intanto, di fondo, aggiungerei alle cose che tu hai detto che c'è necessità anche di una competenza, nel senso, come ogni settore, se tu poi non hai cognizione di quello di cui parli, diventa anche difficile poter avere questa, come posso dire, questo riconoscimento da parte degli utenti che ti ascoltano nel poter manifestare una parte della tua leadership, cioè l'essere, far sì che gli altri si innamorino di quello che tu gli stai dicendo e possano seguirti in quello speech che tu vai a proporre. Quindi la competenza diventa fondamentale, e in questo io direi che anche adesso, insomma, con i miei capelli bianchi ho questo interesse al miglioramento, alla crescita, allo studio. Assolutamente sì, perché non si finisce mai di imparare, perché io seguo ogni tanto i tuoi webinar, perché anche l'ultimo che ho seguito, dove c'erano argomentazioni di carattere di moduli di vendita o cose di questo genere, dove è un territorio per me estremamente lontano, però cerco di, per quello che posso capire, anche con una terminologia che non mi è comune, cerco però poi di fare da trasponder, da portarlo, da bridge, da ponte in quello che può essere la mia realtà. Quindi credo che non l'approccio debba essere quello dove tu senti il bisogno con te stesso di arricchire e di rinforzare quello che sono le tue competenze, ma allo stesso tempo anche amplificarle a settori dove tu magari in 2 ore che ascolti qualcosa ti prendi una cosa, ma quella cosa
può essere decisiva per modulare meglio quello che tu hai fatto. Ma guarda, ti dico, per le esperienze che io ho fatto, diciamo che ho modificato quello che è stato un po' il mio approccio negli anni, nel senso che la gioventù sicuramente non mi dava il giusto equilibrio, scusate, il giusto equilibrio per una modulazione, passami il termine, di una diplomazia che sarebbe stata necessaria. Quindi in alcuni contesti io sono stato molto di impatto Direttivo. e oggi se mi rivedo dico che probabilmente ho perso un'occasione anche perché il mio modo di poter interloquire con chi mi stava intorno, sicuramente quando l'ho fatto in maniera molto decisa, l'ho fatto perché era necessario farlo, ma sicuramente avrei potuto prendermi un tempo in più per verificare se quella persona che non riusciva a entrare in sintonia con quello che erano le mie richieste, potevo magari dandogli un tempo più Con una ampio. modalità a volte anche diversa, no? Ottenere un risultato. Assolutamente sì, insomma il tempo e il modo sicuramente aiutano e in questo però la mia esigenza di voler vedere che quel risultato fosse come dire, raggiungibile in un tempo definito, che per me è tempo, e non avendo un background culturale che invece mi facesse capire che quello che no, la sera magari sembrava che era una porcheria totale di quello lavoro che avevamo fatto, il giorno dopo sarebbe stato totalmente diverso. E questa è una cosa che ho riscontrato nel tempo. Per esempio, e questo è grazie anche all'ascoltare te o a persona, quello che è stato il mio formatore, finire sempre quello che è un momento di distacco con chi tu stai lavorando, quindi nel mio caso il giocatore della squadra. Cercando di fare una sintesi, ti faccio un esempio. A fine allenamento fai la sintesi di quello che è stato l'allenamento, cerco di dare dei punti di riferimento sulle cose che sono andate bene, cerco di mettere attenzione, di allertare, di alzare la soglia attentiva, anche se arriviamo dopo 2 ore molto intense, quindi non è che puoi stare lì a fare chissà quali E discorsi. certo, quale discorso? Devi lanciare dei flash, e quindi il flash mio, quando ero più giovane, era: abbiamo fatto schifo, una porcata, non si può fare un allenamento a sta maniera, dicendo. Mentre invece, violentando me stesso, perché l'istinto era quello di dire E certo, nel mio essere perché poi con un direttore. livello di conoscenza superiore tu individuavi subito l'errore e sapevi che quello poteva incidere sulla prestazione successiva. Esattamente, quindi io mi preoccupavo di quello che poi era il risultato, che era in una fase di preparazione alla squadra del precampionato, piuttosto di preparazione Partita. all'appuntamento della domenica successiva. Io vedevo quello come un ostacolo, come i cavalli di Frisia che venivano messi intorno al nostro lavoro e che non ci permettevano di andare su una direttrice che doveva essere quella. E quindi il mio approccio di risposta a quel lavoro era un approccio negativo, dove caricavo ancora di più in negativo quello che era stato. Nel tempo, grazie appunto ai lavori con PNL e a persone come nell'ascoltare professionisti come te, mi ha estremamente aiutato nel capire che comunque dovevo lasciare un messaggio positivo. E il messaggio era sintetizzare quello che era stato, cioè che non avessimo fatto qualcosa come avremmo dovuto fare, non come io mi aspettavo, come avremmo. Perché era il team che doveva essere coinvolto, non ero io che mi aspettavo. Noi dovevamo sentire la necessità di farlo in un modo diverso e che sicuramente il giorno dopo avremmo fatto molto meglio di quello che abbiamo fatto. Quindi io lasciavo un feedback positivo, cioè domani faremo meglio, domani facciamo bene. Che diventa poi anche un comando nascosto che sai che il nostro cervello comunque percepisce e crea delle strategie alternative. Io faccio sempre questo esempio. In maniera molto brutale dico che la forza di volontà non esiste. Esistono cose fatte e cose non fatte. Perché se le fai attraverso un sistema di autofeedback riesci a capire in funzione dei risultati se sono state positive o meno. Ma se non le fai, inevitabilmente non hai nessun riferimento. E collego sempre il concetto del voglio al devo. La teoria dei bisogni di Maslow ci dice che il devo è più forte del voglio. Tanto che faccio questo esempio anche ai miei seminari. Se vuoi la motocicletta nuova, ma devi pagare l'affitto, cosa paghi a fine mese? L'affitto. Per cui in un sistema di dovere c'è la percezione anche dell'atleta di dover fare delle cose che sono per un bene di ordine superiore, il team, la prestazione, la squadra, l'obiettivo della partita. Per
Se poi a livello individuale riesci ad attivare quel sistema di voglio, quindi quel devo, te lo fai piacere, e quindi questo è veramente un lavoro di percezione individuale, la prestazione cambia completamente, ha dei picchi e arriva a quella peak performance che poi ti fa diventare dei campioni. Che ne pensi? Penso assolutamente sì, non mi vado a infilare in argomentazioni dove tu sei un maestro e io sono invece un povero ignorante della strada, nel senso che molte cose purtroppo per me le ignoro e non le conosco, e quindi è sempre un piacere ascoltarti perché dai sempre dei messaggi che arricchiscono. La forza di volontà è scontato che è quella che muove il mondo, insomma sappiamo da quello che sono gli studi, lo leggiamo da tutte le parti, che quello che è l'utilizzo del nostro cervello è solamente fatto in minima parte, proprio dovuto alla nostra pigrizia del non voler andare a scoprire, a cercare di trovare, quanto invece ci sarebbe una quantità infinita di spazio, visto che parliamo di tecnologia, soprattutto in questi ultimi tempi, di spazio da poter mettere all'interno di quello che è il nostro sistema operativo. E quindi muove il mondo quello che è la volontà di voler fare le cose. In questo, per farti un altro esempio di quello che è la mia realtà, il coinvolgimento in quello che sono i miei pensieri lavorativi trasferito ai giocatori, e cioè che i giocatori fanno qualcosa non perché io solamente glielo chiedo, ma perché hanno la consapevolezza che quel fare gli permetta di arrivare a un risultato, è determinante. Se vuoi ti racconto anche un po' come... Mi piace molto ascoltarti. Tra l'altro non è vero che tu sei molto molto competente. Io da sempre ho apprezzato in te, e l'ho detto prima in apertura, questa grandissima capacità di analisi. E come dicevi tu, la forza è stata anche la tua capacità di modificarti nel tempo. Questo è un elemento di leadership importante. Anche questa poi è una competenza. Da un lato sicuramente una predisposizione naturale, come dicevi tu prima, inizialmente ti sei dovuto violentare, no? Per cercare di... Poi ne hai capito l'utilità, tu sei uno che funziona con la conoscenza, vuoi capire le cose e poi le provi, le testi, sei abbastanza aperto da questo punto di vista. Ti faccio i complimenti. Sì, grazie, assolutamente sì. È stato un po' il mio modo di essere, nel senso che mi piace anche, che ti posso dire, avere un piano tattico della partita dove ci lavoriamo una settimana, e poi se ti accorgi che durante la partita non funziona, non è che tu devi perseguire per forza il piano gara, perché il tuo obiettivo non è perseguire il piano gara, o meglio farti riconoscere come molto fermo, molto solido in quello che tu hai proposto per 5 giorni, per 9 allenamenti, 10 allenamenti, e poi improvvisamente gli dici una cosa diversa. Tu devi guardare l'obiettivo qual è? Vincere. Quindi se quella proposta in quel momento specifico della partita non ha più valenza, tu la devi modificare. E modificarla non significa che tu stai disconoscendo quello che hai insegnato. Il lavoro fa, anzi. 10 allenamenti, secondo me è la dimostrazione di essere, come posso dire, intelligenti, mi sembra così di incensarmi, ma non è questo. Flessibile è la capacità di adattamento, no? Poi il leader vero è quello che si adatta al contesto. Assolutamente sì, è come se noi, ci sono due strade nel vivere quello che stiamo vivendo adesso, no? Quello della commiserazione, nel dire quanto siamo sfortunati perché il coronavirus, io avevo la mia attività commerciale che stava andando così bene, io avevo il mio lavoro, io avevo le mie certezze, bla 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 bla, oppure come mi posso rimodulare in questa nuova situazione. Perché questo è il tema, cioè la commiserazione comunque sia, il piangerti addosso non ti dà risultati, il rivederti in quello che... Ti attiva e ti metti in azione, certo. Mentre sì, è quello che ti dà risultati. Tra l'altro quello che dicevi tu prima, mi piace dire anche questa cosa, la motivazione si basa su sentirsi utile. Tu prima dicevi che il giocatore, mi piace condividere con il giocatore quello che può essere l'attività, perché nel momento in cui lui comprende che quel tipo di lavoro, per quanto possa essere faticoso, stancante, rientra in un obiettivo di ordine superiore, sicuramente riesce a focalizzare meglio le energie. Assolutamente sì. Guarda Roberto, ti dico che uno degli aspetti dove diciamo sorprende la mia presenza quando vado a parlare, perché vengo chiamato da qualcuno, da un'azienda, da gruppi bancari, mi dicevi, gruppi assicurativi, moltissimi gruppi bancari, veramente tanti,
E quindi il tema iniziale del parlato è, vi chiederete cosa può dirvi un allenatore che deve gestire 10, 12 omaccioni di 2 metri che corrono su un campo di 28 metri in uno spazio estremamente contenuto, con un paio di pantaloncini, delle scarpette da basket e una maglietta. E invece c'è molta, molta affinità e molta attinenza. Perché? Perché le dinamiche di quello che spiego io nella gestione della squadra è né più né meno quello che può esercitare un titolare di azienda che abbia anche 2 dipendenti e che li deve far funzionare con loro e li far funzionare tra di loro. Ritornando all'aspetto motivazionale che tu citavi poc'anzi, che ti avevo anticipato prima, il lavoro inizia molto prima che firmiamo il giocatore, nel senso che la scaletta di lavoro è quella che il manager, in base al budget che abbiamo, con il manager immaginiamo quello che può essere la struttura della squadra, e questo deve essere fatto sia con i giocatori che magari hai già sotto contratto, i giocatori che erano l'anno precedente in quella squadra, se tu sei arrivato come nuovo allenatore, o i giocatori che hanno finito la stagione precedente sempre in quella squadra. Fatta questa analisi, in base a quello che sono le tue possibilità economiche, ti rivolgi soprattutto sul mercato, no, soprattutto no, sia sugli italiani che sugli stranieri. Nel momento che noi identifichiamo che ci siano delle rispondenze, sia tecniche, etiche e sia anche dal punto di vista contrattuale, che poi siano Economico. raggiungibili, il manager mi dice: guarda, io ho parlato con l'agente di Castaldo, noi possiamo prendere Castaldo. Benissimo, io mi faccio dare il numero di non firmiamo il giocatore fino a quando io non ho fatto un colloquio con il giocatore. Quindi io chiamo Castaldo e gli dico: ciao, sono Marco Verbani, ho parlato con il manager, mi ha detto che si sono sentiti già con tua gente, volevo fare 2 chiacchiere con te, possiamo vederci? Se è possibile vederci fisicamente, io preferisco incontrarmi, sedermi a prendere un caffè e parlare con questa persona in una dialettica molto molto informata. Se non è possibile, chiedo di fare una videoconferenza. In casi dove non sia possibile fare la videoconferenza, mi limito a quello che sia un dialogo a livello telefonico. Telefonico. Cosa faccio? Mi presento e cerco di farmi conoscere. E cioè, ti dico a te, Castaldo: guarda, come sai, io sono un allenatore estremamente esigente, ormai dopo 40 anni, voglio dire, lo sanno anche i sassi. C'è Quello sotto pancia quando ti presentano. diciamo di sì, dico sono un allenatore esigente, però nel mio essere esigente, o meglio, passami un termine poco forbito, ma ci scuserà chi ci sta ascoltando, che sono un rompipalle, come dicono i giocatori, no? Ecco, la terminologia del giocatore è che io sono un rompipalle, la terminologia mia è quella che io sono un allenatore esigente, che è la stessa cosa che però è vista in un modo diverso. Declinata con due vocaboli diversi. Assolutamente sì, perché il giocatore, quando tu sei lì che lo rintuzzi su quello che deve fare, che gli chiedi determinate cose a livello prestazionale, e tu diventi il rompipalle della situazione. Ma questo succede anche con il titolare d'azienda e con il suo dipendente. Ma anche tra genitori e figli è uguale, la Esattamente, stessa cosa. esattamente quello che abbiamo vissuto noi con i nostri genitori e quello che viviamo noi con i nostri figli. Sì, è un replicare continuo, no? Io la chiamo esigenza, ma perché? Perché io sono esigente prima di tutto su me stesso, quindi io non è che dice tu predichi bene e razzoli male, no, io prima razzolo e poi faccio Te lo andare. dico, esatto. Assolutamente sì. E quindi io informo Castaldo e gli dico: guarda, il sistema di lavoro nostro, ti dico com'è più o meno. Noi È abbiamo... fantastico perché tu con questa cosa attivi già due processi della negoziazione, la relazione e le regole del gioco, che sono due aspetti veramente importantissimi per poter avere poi naturalmente una condivisione. Assolutamente sì. E quindi io nel momento in cui parlo col giocatore gli do intanto un'idea di quello che è la gestione settimanale. Per quale motivo? Perché il giocatore mediamente poi si interfaccia con quello che è la squadra dell'allenatore, con quello che è la sua settimana di lavoro. Quindi io gli dico: guarda, ci sono 3 allenamenti doppi, martedì, mercoledì e giovedì. Venerdì mediamente un allenamento in orario centrale dove è possibile coniugarlo con le esigenze dell'impianto ed eventualmente di altre squadre che costruiscono l'impianto, in modo che la mattina puoi dormire, il pomeriggio lo puoi dedicare a
fare qualcosa che non fai dal martedì al giovedì, perché hai allenamenti, e quindi tu dopo aver, non so, pranzato, quello che sia, ti puoi andare a fare una passeggiata con la tua compagna da solo, se sei a Bergamo vai a Milano, se sei a Roma vai ovunque, se sei a Napoli vai ovunque, e quindi diciamo, ecco, il sabato c'è un allenamento unico e la domenica prima della partita c'è un allenamento. Quando tu già gli dai questo tipo di informazione, il Roberto Castaldo, che invece è abituato a fare un allenamento doppio, magari al mercoledì, è già questo, gli fa capire a Castaldo, guarda che se tu vuoi lavorare con me, ti devi modulare su pensieri diversi. E poi entro nello specifico. Gli allenamenti della mattina sono allenamenti prevalentemente che sono due, fatti con il preparatore atletico, e quindi tutto quello che riguarda un aspetto di miglioramento fisico, di muscolazione, di reattività, di incremento della forza, della potenza, tutto quello che riguarda gli aspetti della preparazione atletica. Dopodiché questo viene trasformato in palestra mediamente con delle sedute di tiro. L'allenamento invece del mercoledì, questo è il martedì e il giovedì, l'allenamento del, che ci sono le due sedute con il preparatore atletico, il del mercoledì è un allenamento prevalentemente su spaziature, riconoscimento degli spazi sul campo, lo spacing tra un giocatore e l'altro, come siamo in collaborazione rispetto al movimento della palla con il passaggio, rispetto al movimento della palla con il palleggio. E quindi tutta una serie di informazioni che non sono solamente nella prima parte della stagione, perché noi lo scorso anno, anche a febbraio, tutto l'anno, certo, anche a febbraio ogni tanto ridavamo dei, come dire, dei rinforzi a livello... anche perché poi anche nei giocatori stessi c'è un'evoluzione. Ne parlavamo l'altro giorno, spazio e tempo, anche l'utilizzo dello spazio in funzione delle mie prestazioni di tempo cambia e quindi vanno riallenate. Ma sembra banale che quando io ti dico, cioè il riconoscimento degli spazi sul campo, per farti un esempio, no? Cosa che magari faccio spesso nelle cliniche con colleghi allenatori, noi pochissime volte usiamo gli angoli e non siamo neanche abituati a usare gli angoli, e molto spesso noi vediamo nella percentuale di palle perse che ci sono all'interno della partita, una percentuale molto alta viene per palla persa dagli angoli. Perché? Perché nelle partenze in palleggio i giocatori mediamente pestano, mettendo il piede fuori, pestano la linea laterale, non quella di fondo, ma mediamente quella laterale quasi sempre. E quindi anche questo è un qualcosa che sembra banale, ma che debba essere, come dire, data un'informazione. Perché noi a volte riteniamo che ci sono degli aspetti che definiamo come è scontato. Ma quello io non glielo devo dire perché è scontato. No, non è scontato niente, perché la chiarezza ti mette al riparo da quello che possono essere poi dei dubbi nell'applicazione di quello che tu fai come richiesta. Quindi tu comunque glielo dici, e comunque non solamente glielo dici a livello verbale, ma glielo devi far poi concretamente sperimentare. Ma tra l'altro anche qua tu fai una cosa che è veramente di altissimo stile manageriale, e non soltanto il mondo della pallacanestro. L'osservazione dei numeri, tu prima hai detto le statistiche delle palle perse, i numeri, come impatta, io analizzo i numeri, guardo i numeri, impatto sulle persone con allenamento, no? Con una fase istruente, li alleni per riconoscere e migliorare quella statistica, e poi arrivi alla prestazione, no? della partita, e questo dà da un lato ai giocatori la tranquillità di aver già lavorato, quindi il cervello non percepisce quello come una cosa nuova, ma è familiare, e quindi può andare nell'ambito della peak performance, e questo naturalmente crea quella condivisione anche di team che è utile per rispettare le regole del gioco, che sta alla base della tutela del team stesso. Ma quello che dicevo... veramente ti dico che i successi che tu hai ottenuto e che ancora stai ottenendo, secondo me sono frutto proprio di questa grandissima capacità di integrazione tra le aree funzionali, e veramente ti rifaccio i complimenti. Beh, ti ringrazio, questa sarà l'ennesima birra che si sovrappone, o pizza che si sovrappone alle altre che ti devo pagare. E sì, ma è quello che dicevi te, cioè la sperimentazione di quello che poi il giocatore vive sul campo, tu gliela devi far fare, anche perché poi c'è un processo di riconoscimento di quello che tu hai fatto quando arrivi al momento della competizione, cioè la fase competitiva, dove lì tutto quello che tu hai ricevuto a livello di informazione deve venire con un automatismo. Certo. Tempo di reazione proprio, a quel punto deve diventare talmente naturale che tu non ci devi pensare più.
Esattamente, è il meccanismo per cui noi saliamo in macchina e mentre parliamo al telefono, ci auguriamo con l'auricolare o con il Bluetooth. O col Bluetooth, vista la nuova tecnologia, noi siamo in condizioni di parlare al telefono, entrare in macchina, mettere in moto, spingere la frizione per chi non c'ha il cambio automatico, guardare a destra e a sinistra, verificare lo specchietto, magari passiamo e incrociamo una persona che ci riconosce, gli facciamo, mentre parliamo, facciamo un saluto, mettiamo le marce e noi lo facciamo tutto quanto in modo automatico. Cioè questo automatismo deve essere replicato anche nel mondo del lavoro, in quello che è la nostra competenza, come chi cucina, e non mi riferisco alle donne, ma a chiunque, o chi sistema casa, arrivi in un momento di automatismo, per cui quello che all'inizio è una fase dove tu ci metti un tot di tempo, poi man mano che la tua maturità, manualità e la tua anche prontezza a livello mentale del sapere riconoscere, analizzare, la quantità di informazioni che riesci a gestire nella stessa unità di tempo è quello che ci dà poi la capacità di reazione. E quindi questo è un qualcosa che non è riferito solamente a pallacanestro, ma ripeto, lo può anche l'imprenditore con due dipendenti o l'imprenditore di se stesso lo può replicare in ogni occasione, perché l'idraulico che è imprenditore di se stesso, che magari è solamente lui, non ha neanche un suo collaboratore, ogni volta che si presenta a dover approcciare a un problema da risolvere con un cliente, più è abituato e più il suo cervello ha fatto delle esperienze, più sa richiamare dei processi mentali, per cui i tempi di applicazione e la qualità di applicazione è assolutamente di alto rendimento. Quindi lui riesce a capitalizzare un processo di lavoro ottimizzando quello che è il risultato finale, sia come tempistica che come qualità. Quindi questo gli permetterebbe di poter avere più interventi e più clienti e quindi guadagnare di più. Cioè è tutto un sistema che non è riferito solamente a pallacanestro, ma è riferito è replicabile a qualsiasi cosa. E quindi dicevo, quando tu, e come questa adesso in quella spiegazione che do al giocatore, no? E poi gli dico anche, guarda che se tu non condividi questo mio sistema di pensiero, di modo di lavorare, dove poi gli dico, guarda che poi ci saranno riunioni di squadra ma almeno 3 volte a settimana, molto brevi, ma perché la capacità attentiva, come sappiamo tutti quanti, a un certo punto si perde, e quindi tu devi invece far sì che possa essere raccolta, assorbita dal cervello per tutto quello che tu vuoi dire, quindi in una tempistica molto breve. Poi ci saranno dei lavori di video individuali. Quando tu gli hai fatto, gli spieghi qual è il lavoro che vuoi fare tecnicamente, cioè come ti piace giocare, correre o control game. A Castaldo gli piace il control game, se sa che io corro tutta la partita e che presso a tutto campo tutta la partita, è ovvio che Castaldo gli si apre una finestra dove, ma io mi piace farlo. Lo posso fare, lo so fare. Esattamente, esattamente. Quindi io ti do tutta una serie, un bagaglio di informazioni, per cui alla fine della chiacchierata ti do anche una soluzione a rispondermi, cioè guarda, se tu ti ritrovi in questo mio pensiero, in questo modo di poter approcciare al lavoro, siamo perfettamente in linea, io chiuderò la telefonata, chiamerò il mio manager e gli dirò che la chiacchierata è andata bene, estremamente bene, ti invito a farmi delle domande, a chiedermi qualsiasi cosa, io nel mio parlato non sono riuscito a dare soddisfazione a quello che potrebbero essere le tue esigenze a livello di informazione, e magari tu finirai la chiacchierata, chiamerai il tuo agente e gli dirai quello che pensi a questa telefonata. Nel caso in cui tu non dovessi condividere con Roberto Castaldo il mio modo di lavorare, guarda, dimmelo senza problemi, perché ci siamo risolti un problema in 3. Tu, perché dopo un po' che lavori con me ti trovi male, io perché dopo un po' che lavoro con te non mi trovo bene, il tuo agente, il mio manager, perché devono risolvere un contratto, perché dobbiamo trovare una soluzione perché tu possa andare da un'altra parte e io possa prendere un altro giocatore. Quindi se tu mi dici che non condividi, io ti dico ti ringrazio, non dico che tu sei uno che non capisce o altro, mi metto lì a fare commenti o altro, io ti dico solamente grazie perché ci siamo risolti un problema in 2. Allora, non risolvi tutti i problemi in questo modo, ma quantomeno cerchi di contenere quello che è la forbice, il margine di errore. Assolutamente. Il nostro obiettivo in qualsiasi cosa noi ci approcciamo. Marco, ma questa cosa, se fosse fatta con la stessa linearità e con la stessa chiarezza, così come ce l'hai raccontata, in tutti gli ambiti della nostra... Allora, immaginati un insegnante il primo giorno di scuola con i bambini, dove più che fargli una scelta, perché là sono obbligati, ma gli dà delle regole del gioco.
i bambini sono più facilmente allineati all'utilizzo del servizio. E il venditore con il nuovo cliente, l'imprenditore con un nuovo assunto, cioè questa cosa secondo me dovrebbe veramente, noi sappiamo che nel performance management c'è proprio tutto un protocollo, no, per gestire queste fasi, sicuramente prevenire è meglio che curare, prepararsi è meglio che preoccuparsi. Assolutamente sì, ma basta pensare, Roberto, fa un esempio molto molto calzante che chiunque può capire nell'ascoltarci, il processo che noi facciamo quando impariamo la lingua italiana, che siamo bambini. Non è che c'è qualcuno lì che sta ogni giorno ad insegnarci la lettera A piuttosto che l'H, quando deve essere utilizzata la virgola al punto. Cioè, nella dialettica dell'apprendere una lingua, il nostro cervello assorbe delle informazioni, gli arrivano delle informazioni, le metabolizza sia dal punto di vista sonoro che visivo. È una cosa che facciamo naturalmente, cioè nessuno ci mette un, da bambini, da neonati, ci mette a fianco un interprete, esatto, uno che ci spiega cosa, come poter imparare quella lingua. Quindi in qualsiasi momento la nostra capacità di poter avere un messaggio, sia da giovane, come facevi l'esempio dei bambini che vanno a scuola, che sia l'asilo, che sia la scuola elementare, no? Tu gli dai delle informazioni, è estremamente semplice, le informazioni che gli dai, che ovviamente devi ogni tanto richiamare, replicare, perché non è che una volta che gliele hai dato per scontato che te l'ho detto e basta, esatto. Non è così, ogni tanto dovrai fare un richiamo a quello che sono le cose che tu gli hai detto. Questo può accadere sia in tenerissima età, ma anche a me con i miei 57 anni, perché in ogni momento io ho un'apertura, una disponibilità che do a me stesso dell'accogliere quello che mi viene informazione, di metabolizzarla se a me interessa e quindi di farla diventare mia, oppure di buttarla via. È quello che noi facciamo ogni volta che apriamo il computer, no, la mail ci interessa, oppure la buttiamo, facciamo cestina e l'abbiamo buttata, oppure la teniamo lì, oppure la archiviamo. Allora, intanto veramente grazie, siamo andati talmente in flusso io e te che siamo andati lunghi, abbiamo sforato col tempo, ma due persone si trovano veramente in una piena integrazione di valori e di modalità, diventa veramente bello poter colloquiare con te. Sarei rimasto qua a parlare per ore, anzi ti strappo già una puntata 2.0, così magari può essere un voto per riprendere questo ragionamento. Grazie e complimenti per quello che ci hai raccontato. Grazie a te Roberto, complimenti a te per tutto quello che fai e continuo a seguirti, e martedì starò attaccato alle 2, attaccato al computer per ascoltarti in una tua nuova puntata per l'argomento che tratterai. Grazie, ricordiamo che ancora abbiamo i webinar sul miglioramento delle prestazioni individuali e il webinar sul miglioramento delle prestazioni professionali, due modalità differenti che rientrano in un sistema di automiglioramento, così come ci ha raccontato Marco. Grazie e buona giornata. Grazie a te Roberto, grazie.